In che modo città e comuni possono muoversi in un contesto caratterizzato da continue crisi che impongono incertezze e complessità davanti alla necessità di tutelare vecchi e nuovi bisogni sociali? Se ne parla a Bari nel corso dell'evento Governare l'incertezza, le città italiane e le sfide dell'innovazione sociale tenutosi al Teatro Margherita. La giornata di studi, organizzata da ANCI e dal Comune di Bari con la collaborazione del Fondo Innovazione Sociale, fa anche un focus sulle soluzioni offerte dalle politiche pubbliche urbane che si avvalgono degli strumenti di innovazione sociale. Si discute molto spesso di innovazione sociale, ma si associa troppo spesso invece la parola innovazione a tecnologia. Invece l'innovazione sociale si pone la possibilità di dare soluzioni innovative a problematiche che hanno un impatto non di nicchia, ma un impatto collettivo. Su questo c'è un lavoro straordinario fatto dall'ANCI, l'Associazione Comuni e anche dal Ministero, con un fattore in più, costruire condizioni per nuovi strumenti di ingegneria finanziaria che coinvolgano i privati alle sfide collettive. Questa secondo me è la sfida del domani. Protagonista, prima di tutto, è il libro di Marco Giorgi, Governare l'incertezza, appunto, che ha fatto da apripista al dialogo istituzionale. Col già citato FIS sono impegnate città come Bari, Lecce, Torino, Bergamo e Novara per trovare nuove soluzioni su sfide urbane fondate su logiche di partenariato pubblico-privato e strumenti contrattuali e finanziari. Le spese crescono, non si può far ricadere tutto solo ed esclusivamente sul pubblico, bisogna cercare nuove soluzioni che vadano nella direzione anche di partenariati pubblici-privati che possano andare nella direzione per l'appunto di soddisfare questi crescenti bisogni della popolazione.